Ciao Fabrizio. Buonasera, ciao Gianni. Grazie della prestazione, noi ci sentiamo un giorno sì e l'altro anche. Grazie della prestazione, è stata una prestazione molto bella e a differenza di chi ho intervistato prima, mi dici qualcosa di nuovo? Di nuovo? Di nuovo. Cosa vorresti sapere? Se arriva vorrei ancora qualche sapere, giocatore? Tu sei il direttore generale, vorrei sapere da te. Poi dopo parliamo della partita, ma vorrei sapere se stai cercando un difensore centrale o se siamo a posto così. Ma ti dirò che abbiamo qualche contatto che stiamo valutando, però vediamo perché cioè abbiamo una bella rosa, anche dover inserire qualcuno viene difficile. Però noi fino a che il mercato è aperto non ci fermiamo, quindi può darsi che magari qualcosa arrivi, ecco. Beh, diciamo che oltre ad Emiliano e Magnè, diciamo che con Pagano e Roncati, insomma, siamo praticamente coperti sul ruolo dei centrali. E vedo che un manipolo di giovani veramente fantastici, un Limpani forte così, io dicevo a Luca, non me l'aspettavo. Veramente un giocatore che io sono anni che non vedo un giocatore così al Coppi. Sì, ma noi sapevamo le qualità del ragazzo quando l'abbiamo preso, ecco, quindi hai ragione tu, è un ragazzo che... Speriamo che non mi si monta la testa, guarda, perché mi ha sentito, però lui lo sa che deve stare coi piedi, per terra, deve fare il suo ogni domenica, deve impegnarsi sempre di più, deve solo che migliorarsi, perché... Ha avuto la fiducia del mister, ha avuto la tua fiducia, certo, ha avuto la fiducia di tutti. Se non aveva la nostra fiducia non era qua, perché noi... Poi ho sentito dire, Manasiev mi ha detto che... Se non gioca tutte le domeniche come oggi, lo picchia. Quindi... E beh, con un cagnaccio dietro come Mane bisogna darsi dentro in campo, perché sennò veramente poi negli spogliatoi... Alla prima giornata mi sono lamentato tantissimo sui giovani. Ma vedi Gianni, secondo me una partita però non fa testo, assolutamente, perché... io sono di pancia ormai, tu no, ma io ti conosco, però ti dico, secondo me bisogna dargli anche tempo di adattarsi un attimino alla categoria, perché comunque sono tutti ragazzi giovani che questa categoria non l'hanno mai fatta, ecco. Quindi secondo me fra qualche partita vedremo ancora di più dei frutti, secondo me. Adesso stanno facendo bene, però io sono convinto che più avanti andiamo più faranno meno. La prima domenica, quando mi sono lamentato per il 4-0, mi hai detto: preferisco perdere una partita 4-0 e vincerne 3-1-0. Certo, ma la tua profezia non è stata vera. Era meglio prendere, è stata subito sbagliata, perché oggi abbiamo visto 2-0. Vabbè, certo. Però che poteva, abbiamo me vinto 1-0 anche magari. Sei stato un grande profeta. Ma no, però ti dico, secondo me una partita non poteva, come dire, denigrare tutto quello che avevamo fatto fino adesso, cioè i ragazzi c'erano, la squadra c'è, per cui è stata una cosa a sé, secondo me, e ti ripeto, è stato meglio così, forse perché ci ha dato un po' la scossa e abbiamo capito che se questa categoria non la approcci col piede giusto è difficile. Grazie mille Fabrizio, grazie, buona grazie partita, Gianni, buona settimana e buon lavoro. E buona serata. Grazie.